e arriva con la 500. Ed eccoci qua ragazzi nella seconda parte del video in cui andiamo a vedere con quanti proiettili riusciamo a uccidere, o meglio, quante persone riusciamo a uccidere con un proiettile. Quindi praticamente cosa facciamo in questa serie? Spariamo un proiettile, in questo caso in GTA, e di ogni arma, e vediamo quante persone muoiono in una volta sola. Per esempio abbiamo provato il fucile, ed se vi ricordate, se avete visto la prima parte del video, se non l'avete vista meglio se l'andate a vedere, che abbiamo insomma provato un bel po' di armi. In questo video andremo più che altro a concentrarci sui cecchini e su... quell'arma del 1800 che abbiamo già visto nel primo episodio, che riesce a uccidere un bel po' di persone di fila. Insomma, è un moschetto del cavolo, però è bello forte. Comunque ragazzi, direi di cominciare subito. Tra cui in questo caso proveremo anche quest'arma, che praticamente, non so se sapete, è una sorta di lanciarazzi, però fa i fuochi d'artificio. Ma iniziamo subito con la prima prova. Ok ragazzi, siamo di nuovo al cospetto di tante donne. Mamma mia quanto è vecchia questa. Tra un po' gli cade la pelle proprio. Mamma mia. Ok ragazzi, dovrebbe esserci anche... no, non c'è la moglie di... Ma questa ragazzi... Vacca boh ragazzi, cos'è questo? È uno zombie. È uno zombie questo, mi sa, è un corpo morto. Comunque ragazzi, mi sa che... pensavo di aver spawnato anche la moglie di... ma cos'è questa qui? È orientale, cinese. Cavolo, che faccia questa. Comunque, pensavo di aver spawnato anche la moglie di Michael, però mi sembra che non ci sia. Ok, proviamo l'ultima volta con questo fucile. Siamo riusciti a ucciderne, mi sembra, 7, sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 con un colpo alla testa. Vediamo quanti riusciamo a ucciderne con un colpo al petto. Ok, pronti? Via. Bella, allora, con un colpo al petto riusciamo a ucciderne. 1, 2, 3, 4, 5, 5. 5 persone, ok. E abbiamo, tra l'altro dà anche una bella spintona questa, perché mi ha fatto spostare quella lì fuori dalla linea. Non mi serve più, mi dispiace signorina. Ok, ha fatto spostare quella lì dalla linea, comunque fuori dalla linea. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Riusciamo a uccidere ragazzi col fucile del 1800, che non so come si chiama, è il moschetto. Riusciamo a uccidere 5 persone sparandoli alla schiena e 7 persone sparandoli in testa. Quindi praticamente per adesso è l'arma più letale, diciamo, che abbiamo visto. Più letale nel senso che attraversa praticamente tutto. Quindi adesso andiamo a vedere. Adesso però andiamo a provare l'altra arma, quella che vi stavo dicendo, questa qui. Però insomma, giusto per divertirci, proviamo anche a sparare con questa cosa qui a queste ragazze, queste donne. Vediamo cosa succede. Ok, anche con questo almeno 4 persone riusciamo a ucciderle. No, no ragazzi, no. Beh sì. No, i miei corpi sono tutti a fuoco. Comunque mi sa che riusciamo a uccidere 3 persone con l'esplosione e la quarta viene soltanto, diciamo, danneggiata. E... è morta col fuoco, però viene solo danneggiata. Cavoli, ma la bruciatura è anche abbastanza realistica, eh? Pensavo diventassero solo nere, invece c'è proprio tutta la cosa della bruciatura. Bello. Ok, tutta sta gente è morta, anche bruciata, mamma mia. Quasi finito lo spazio. Vabbè, dopo mi toccherà spostarmi avanti o indietro. Ok, proviamo a usare quell'altra arma. Cioè, ecco questa. Questa. E fatemi sapere ragazzi se voi la usate quest'arma. Comunque adesso provo a usare quest'arma e mettere tanta gente, perché secondo me ne uccide tanta questa. E in fila e vediamo cosa succede. Ok ragazzi, questa volta ho spawnato un'altra fila di maschi. E cos'ha questo in faccia? Che cazzo è questo? Ok, pensavo di aver spawnato tutti quanti gangster, però non so cosa sia questo qua in mezzo. Forse sarà, insomma, i gangster sofisticati russi. Abbiamo i cinesi, abbiamo ancora altri cinesi, abbiamo quelli con la maschera, abbiamo i neri, abbiamo sì altri neri. Ok, abbiamo anche questi qua, mi sembrano siano armeni. Quindi Est Europa, beh sì, guarda la faccia, Est Europa, soprattutto questo. Ok ragazzi, siamo pronti a... Oh, il cane, dove sta andando? Quello lì è il cane che mi ha ucciso l'altra volta, che Gigi aveva paura del cane. Ok ragazzi, vediamo quante persone riusciamo a ucciderne. Aspetta, quante ne ho spawnate però, giusto per sapere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ok, 16 persone, abbiamo 16 persone qua in fila. E vediamo quante persone riusciamo a uccidere con un singolo colpo di quest'arma, che non so come si chiama, Railgun, ok. Non so quale sia
coso, però ok. Spariamo direi al petto. Wow. Ok, siamo riusciti a uccidere praticamente soltanto, diciamo, tre persone, quindi infatti anche prima avevamo ucciso tre persone, e credo che tre persone sia il massimo, perché proprio, insomma, è la zona dell'esplosione, però, insomma, dà una bella spintona, perché ha spinto tutta sta gente qua fuori dalla riga. Ho spawnato 16 persone, ma non me ne ho ucciso 6, ma 13 persone fuori da fila. Sono praticamente inutili adesso, a parte questi tre qua che sono... insomma abbastanza vicini da poterli sparare. Ok, che altre armi dovevamo provare? Beh, ovviamente il minigun. Beh, adesso lo proviamo, però credo che il minigun riesca a uccidere comunque un po' tutti. Ok, proviamo con questi due prima, ragazzi. Proviamo con questi due. Ah no, ragazzi, mi sa che il minigun uccide una sola persona alla volta. Ok, perché ho sparato un proiettile invece di passare attraverso. Ok, il minigun quindi riesce a uccidere soltanto una persona alla volta. E cosa significa? Significa che appunto il proiettile si ferma al primo bersaglio, non va avanti a passare attraverso tutti gli altri bersagli. Quindi l'unica cosa che rimane da provare è quest'arma. Vabbè, poi abbiamo tutte le bombe, però l'unica cosa che rimane da provare è quest'arma, e direi di provarla subito contro non so quanta gente, perché tanto è un'esplosione, quindi insomma spariamole, basta. Ok, mi sembra che riesca a uccidere all'incirca due o tre persone al massimo, e poi tutte le altre muoiono col fuoco. Anche queste che non so come ha fatto il fuoco arrivare qua, però insomma tutte le altre muoiono col fuoco. Riesce a uccidere circa due o tre persone al massimo. Perfetto. Ma perché si fa quel cane lì? Vabbè, ok, abbiamo provato, ragazzi, tutte le armi, praticamente tutte quelle che... Ah no, il cecchino, ragazzi, ci manca di provare il cecchino e i vari cecchini. Vediamo un po', abbiamo diversi cecchini, proviamo questo qua. Questo qua mi sa che sia il più debole, mi sembra il più debole, quindi proviamo questo qua con quei due tipi lì fermi e vediamo che succede. Comunque proviamo i cecchini, poi dovremmo aver finito con le armi, poi ci rimangono solo le bombe. Però le bombe magari le proviamo in un altro video, perché si sta facendo un po' tardi. E, ok, vediamo le bombe. Sì, insomma, abbiamo il Note 7. Vabbè, ragazzi. Ok, ok, prendiamo quest'arma e vediamo subito quante riusciamo a ucciderne. No, non questa, ragazzi. Mi sa che ho sbagliato. Sì, infatti ho sbagliato. Questa dobbiamo prendere. Vediamo quante persone riusciamo a uccidere con questo specie di fucile da cecchino. Ok, due riusciamo a ucciderli di sicuro. Sì, due riusciamo a uccidere di sicuro sparando in testa con questo fucile da cecchino qua, che non è neanche un fucile da cecchino alla fine. Un fucile, insomma, abbastanza normale. Poi abbiamo anche questi altri fucili da cecchino, quindi adesso andiamo a provare anche questi. Vai con lo spawn. Eccoli qua, ragazzi, abbiamo spawnato un po' di, diciamo, questa volta abbiamo tutte le donne delle gang varie. E anche in questo caso abbiamo, insomma, diverse... Mia, che schifo questo. Ok, abbiamo anche diverse... tutte le nazionalità qua, abbiamo un gruppo di nere, eh? Ok, insomma, tra l'altro qua sono più distanti e man mano che vado lì vicino si avvicinano, vabbè, alla fine insomma non cambia tanto, perché la distanza non è così elevata. Ok, proviamo a vedere quante persone riusciamo a uccidere con questo fucile da cecchino, vediamo un po', dai, su, mettetevi belle in... non sono molto allineate. Ok, perfetto. Allora, siamo riusciti a ucciderne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ragazzi. 7 come esattamente come quell'altro fucile del 1800 che possiamo, sparando in testa, riusciamo a ucciderne 7. Quindi vediamo adesso sparando al petto quanto riusciamo a ucciderne. Non ho capito. Ragazzi, non ho capito cosa è successo, perché ho sparato a questa... e non è morta subito. Il proiettile è passato attraverso, ha beccato questa è morta sul colpo. E invece questa qua con la pistola è morta dopo. E in più il proiettile ha beccato anche chiaramente questa... No, sì, il proiettile ha chiaramente beccato questa ragazza, però non è successo niente. Aspetta un attimo, ma il proiettile è passato attraverso? Ragazzi, ma... Ragazzi, il proiettile è chiaramente passato attraverso il petto di questa ragazza, qua sulla schiena in basso di questa, e sempre nello stesso punto della ragazza subito dopo. Quindi non so perché non siano morte, però c'è effettivamente il simbolo, insomma, è rimasto il marchio. Comunque proviamo di nuovo, che magari era giusto un banchetto.
Ok, praticamente si riescono a uccidere tre persone sparandoli al petto con quest'arma, al contrario di quella del 1800 che invece sparandoli al petto riusciamo a ucciderne ben quattro. Quindi alla testa è uguale, però al petto l'arma del 1800 vince. E questa ragazza non serve più un cazzo. Ok, andiamo a spawnarne altre. Non era morta. Ok ragazzi, ho spawnato un botto di altri maschi in questo caso, non sono della... abbiamo un alieno con un po' di panza. E, insomma, li ho spawnati, e adesso andiamo a vedere quanto riusciamo a uccidere. Cos'è questo? Questo? Ok ragazzi, manca un personaggio strano. Ok. Quest'arma, insomma, abbiamo già capito quanto può uccidere, adesso proviamo gli altri cecchini. Qual è? Ok, questo è il cecchino quello più pesante, diciamo, quello più forte. Quindi usiamo il cecchino quello più leggero, sì, usiamo prima il cecchino quello più leggero, sparando in testa, vediamo quante persone riusciamo a uccidere. Sembra che siano fermi questi. Ok. E 7 mi sembra, ok, praticamente quindi con i cecchini in testa e con l'arma del 1800 mi sembra che riusciamo a uccidere almeno 7 persone. Ok, proviamo... qua adesso a sparare al... anzi, prima di sparare al petto proviamo anche con l'altro cecchino, perché voglio essere sicuro. Quante persone riusciamo a uccidere con... ok, questo è il cecchino pesante, spariamo in testa anche con questo. Ok, 6 persone? Aspetta un attimo, quindi il cecchino leggero uccide 7 persone e il cecchino pesante ne uccide 6? Insomma, questa cosa non mi è chiara, forse è un bug, adesso ci riproviamo, però è un po' strano. È una cosa un po' strana, tra l'altro questo com'è morto. Vabbè dai ragazzi, ok, voi non mi servite più però. Muori. Ok, adesso devo... tra l'altro sto facendo... Mamma mia. Ok, andiamo a prendere altre... spawnare altre persone, mi sto stancando di spawnare tutte queste persone. Ok ragazzi, ancora una volta eccoci tornati. Abbiamo, questa volta ho spawnato turiste. Oh, fammi correre. Ho spawnato tutte le turiste a caso, tutte in fila ad aspettare la morte. Ok, questo qua è, faccio vedere che è quello pesante. Proviamo di nuovo a sparare in testa perché non so... insomma, non dovrebbe ucciderne soltanto 6, credo. Ok, anche se queste hanno il cappello. Tanta gente ha il cappello qua. Ok, mettiamoci bello a posto. Abbiamo sparato, ok. Ok, ecco, infatti, forse quello di prima, insomma, qualcuno aveva la testa un po' fuori posto. Infatti abbiamo confermato che i cecchini riescono a uccidere 7 persone. Quindi tutti i cecchini più il fucile del 1800 riescono a uccidere 7 persone sparando alla testa. Mentre invece i cecchini riescono a uccidere... adesso vediamo anche con questo quante persone riescono a uccidere sparando al petto. Ok, 4. Ok, quindi praticamente i cecchini sparando al petto riescono a uccidere 4 persone, e tutti i cecchini, quindi sia quello pesante che questo qua leggero, che questo qua ancora più leggero, e mentre invece il bellissimo fucile, questo qua, il moschetto, sparando al petto riusciamo a ucciderne ben 5, quindi neanche 4. Sparando in testa è uguale al cecchino normale, riusciamo a ucciderne 7, però sparando... no, povero animale, povero cane. Sparando al petto riusciamo a ucciderne una in più, quindi 5. Insomma, direi di dare un minuto di silenzio a tutta sta gente morta. Né, cane? Cane? Perché, insomma, ci abbiamo... è stato per la scienza, insomma, si sono sacrificati per la scienza. Direi di provare come ultima cosa... come ultima cosa, vedere se quante persone riusciamo a uccidere con la 500, proviamo dai. Comunque ragazzi, questo era il video, abbiamo visto insomma quante persone possiamo uccidere con le diverse armi del gioco. Non abbiamo visto tutte le pistole, però vabbè, insomma, credo che si sappia che insomma abbiamo provato quella più leggera, quella più pesante, fanno la stessa cosa, quindi quelle in mezzo ovviamente credo faranno la stessa cosa. E arrivo con la 500. E vediamo quante ne abbiamo uccise, 2. Ok, una è viva. Non per molto. Ok, parcheggiamo. Poveraccia. Vabbè dai ragazzi, abbiamo fatto... facciamo i cerchi con... sulla gente qua.
No ragazzi, ok, basta cazzeggiare, abbiamo finito il video finisce qui, praticamente dovevamo provare solo questa cosa qua. Per quante persone possiamo uccidere con le diverse armi del gioco. Se vi è piaciuto il video lasciate un bel like. E se volete che faccia altri video del genere, magari con altri giochi, fatemelo sapere nei commenti qua sotto. E ovviamente iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, perché faccio insomma video di questo genere circa tutti i giorni praticamente. E sicuramente uscirà qualche bel video che vi piacerà tutti i giorni. E niente, da Qvio è tutto, alla prossima!